Per commentare rapidamente questo pareggio, credo meritato, no? Ma innanzitutto faccio i complimenti ai miei ragazzi, li ringrazio per la prestazione che hanno fatto e per il risultato ottenuto. Oggi ho visto veramente un'ottima squadra, come del resto siamo abituati. I miei ragazzi mi hanno sbalordito ancora perché non molliamo fino al 95esimo, quindi complimenti ragazzi. Una sconfitta non meritata era sicuramente, perché abbiamo creato molto e niente, non meritavamo di perdere sicuramente. Mi chiedo solo questa cosa: ieri ho sentito la sua conferenza, ha detto alcuni mi imputano la retrocessione dell'anno scorso, io invece voglio una squadra arrabbiata in campo, a immagine e somiglianza mia, la squadra la segue. Sì, io sono contentissimo di lavorare con questo gruppo di ragazzi. C'è qualche tifoso magari che non conosce bene il percorso di Lello di Napoli, sa che l'anno scorso mi hanno tolto un qualcosa di mano, una mia creatura, dopo due partite, mi hanno richiamato alla fine dopo due partite, quindi qualche tifoso fa dei commenti da bar, però a me non me ne frega niente, sono contento dei miei ragazzi, del lavoro che sto facendo, ringrazio il presidente Mazzamauro che mi ha dimostrato ancora una volta di avere grande fiducia in me. Io tutto merito dei miei ragazzi, se io oggi sono qui a commentare questa partita con un risultato positivo è perché loro sono stati veramente dei grandi uomini. 5 secondi e chiudiamo, mi dice qual è stata la chiave tattica con la quale ha limitato il Pescara soprattutto nel primo tempo? Nel primo tempo noi cercavamo di non fare giocare all'interno del campo e cercavamo i centrocampisti miei che stavano stretti per non far giocare Merola e Rafia all'interno perché sono molto bravi. E quando prendevamo palla cercavamo di giocare prima in ampiezza e poi con le verticalizzazioni per cercare di attaccare la profondità. I ragazzi onestamente nel primo tempo abbiamo fatto delle cose buone, ma abbiamo fatto anche delle cose che dobbiamo migliorare ancora nella trasmissione della palla un po' più veloce, però sono stati stoici oggi.